nell'eventualità, onorevole, nell'eventualità che si riprende, non ci riusciamo, facciamo le corna, tutto quello che volete, da buon napoletano, comunque l'abbiamo lasciato nelle somme a disposizione anche del progetto. No, c'è qualche scherza molto, io non ci credo. Io ci credo e me la prendo con Denardo, che ringrazio, però tutti hanno capito che è un professionista di Marano. Esatto, dimmi di Marano. Sei di Marano, perché altrimenti si sta interrogando. Qual è la tua nome? Marano. Di Nardo. La ringrazio di Nardo, dell'impresa che sta eseguendo questo lavoro. Ovviamente tutta la potenza, stiamo lavorando su un fuoco, cioè sui funghi, sui veleni della Reset, quindi per cortesia lo sanno, massima sicurezza, massima attenzione, gli operatori con delicatezza, è un lavoro delicato, quindi non facciamo. Ancorché importante per dare un segnale di inversione della fase di questo. Non vorrei dire altro, poi se ci sono domande a vostra discrezione. Vi ringrazio, un'unica cosa, permettetemela stamattina, perché non vedo gli amici che pure avevano garantito la presenza dell'ARPA. Io non uso ringraziare, fare complimenti, Giovanni lo sa, però questi amici dell'ARPA hanno dato veramente una mano incredibile qui. E mi piace stamattina, oltre a Soggio, Sid, Penso che ognuno ha fatto il proprio dovere, ognuno, no? Ma quello in Italia, ognuno. Però mi piace ricordare stamattina, Lucia, scusa, e vorrei ricordarlo qui, a proposito di pagare il mio movimento segnale 2000 euro al mese, quindi a proposito fatti vieni di pagare, veniamo pagati e rendiamo per quello che dobbiamo fare, per dovere civico prima che professionale. C'è il direttore dell'ARPAC di Napoli che da qualche giorno sta lottando con male. Mi piace ricordare Nicola e dire: caro Nicola, sentiamo già la tua mancanza, in bocca al lupo e ti aspettiamo qui sul campo, perché ne abbiamo bisogno. È vero la notizia che stanno franando alcune discariche? Nel senso che si stanno aprendo sotto... Sono dopo le domande. D'accordo. Io pochissimo da aggiungere, perché il commissario è stato già sufficientemente chiaro e definito nell'esposizione dei lavori a farsi. Solo una considerazione: quello che parte oggi con l'attività di spedimento delle parole, il bando, le scadenze, e quindi tutti adesso a lavorare fino a dicembre, non è una cosa semplice da realizzarsi. Lo dico perché non è solo la Resit e la discarica per antonomasia, ma ce ne sono tante altre. La regione è impegnata su altri fronti e vi dico che dal punto di vista proprio tecnico, oltre che amministrativo, andare a porre rimedio ai disastri, ai crimini che sono stati commessi in questa nostra regione negli ultimi 20 anni è cosa estremamente difficile, sia per il rispetto del sistema normativo, due per il reperimento delle risorse, come il Presidente vedrà conti in maniera un po' più aggiornata, e anche per diciamo, la necessaria attenzione e tensione che deve essere mantenuta quotidianamente per non lasciare andare via un solo giorno senza aver fatto tutto quello che ci si era prefissi di fare. Mario De Biasi ha questa grande capacità perché viene dall'esperienza amministrativa, soprattutto degli enti locali, dove se ti dai un programma di lavoro la giornata termina quando quel programma di lavoro è stato effettivamente realizzato. Lui sta facendo questa attività da commissario con questo metodo. Questo metodo comincia, è arrivato anche il direttore della generale di ARPAC, questo metodo comincia a dare frutti. Certo, lo dico soprattutto agli amici che vivendo in questa zona nel corso di questi anni hanno, ho usato ieri questo termine quando abbiamo firmato il patto per la terra dei fuochi, hanno levato un grido alto e forte di dolore. Hanno fatto bene, devono continuare a controllare, a monitorarci, a stimolarci, a polemizzare, a criticarci, a dire che dobbiamo fare, come giustamente diceva la signora De Cicco poco fa, il nostro dovere. Contemporaneamente aiutateci anche, perché sono i primi piccoli passi, dovranno poi, come dire, messi tutti quanti insieme, raggiungere un obiettivo molto più grande che è enorme, però sono piccoli passi concreti. Siamo ad un punto nel quale, avendoci messo nome e faccia,
stiamo passando dalle programmazioni, dalle pianificazioni e da ciò che avevamo immaginato di fare a cosa che invece stiamo facendo. Secondo me questo è un segnale importante, importante di non solo più speranza, ma di certezza per il recupero della qualità della vita in questa nostra terra. Io intanto rendo un ringraziamento generale per tutte le persone che lavorano qui, che soprattutto chi ci vive, chi fa una battaglia anche civica. Questa è un'altra battaglia è stato infelicemente localizzato qui, sta creando problemi serissimi. Non si affronta seriamente i problemi, le conseguenze sono queste. Quindi intanto ringrazio tutti quelli che ci lavorano, soprattutto che ci vivono, che danno attenzione all'impegno che dobbiamo mettere in campo. Allora io tento di guardo un po' gli elementi più di carattere generale, perché quello che si chiede agli amministratori è più fare che mettersi insomma a discutere in maniera un po' così generale, accusando, guardando sempre indietro. Questo tra l'altro è un compito che devono fare i cittadini, un compito che devono fare soprattutto le forze dell'ordine, c'è la magistratura che sta indagando con grande impegno in questi anni. Però qual è un po' il tema più generale che un po' abbiamo vissuto un po' tutti? C'è stata una fase nella nostra, in Italia in generale e nella nostra regione in particolare, di piena irresponsabilità. Ci sono stati 20 anni nei quali, un po' colpa di tutti si è pensato, nel quale nessuno ha pensato di affrontare i problemi nella loro serietà. C'è stato il saccheggio del territorio. Poi il territorio è stato saccheggiato in tutta Italia, è stato saccheggiato in particolare nella nostra regione perché gli è stato permesso, con coperture che conosciamo bene da dove vengono, dalla malavita organizzata, la facilità di dire andiamo di lì perché qui risolviamo i problemi delle nostre aziende che dovevano, europee, italiane, che dovevano sversare e lo facciamo in termini più convenienti. Qui c'è stato un vero e proprio saccheggio del territorio che ha fatto arricchire le persone, che ha distrutto il nostro territorio. Poi c'è stato un periodo, che è il periodo che credo che vada prevalentemente attorno dopo gli anni 2000, 2005, fino al 2010 credo, dove si è aperta, ci sono state molte indagini, molti rilievi, nel mondo accademico e gli esperti del settore hanno iniziato a discutere, a capire gli effetti reali di quello che si sapeva che era avvenuto, ma non si riusciva a capire quali erano gli effetti reali. I tecnici che hanno iniziato a fare tutti i rilievi per dire dove sono le priorità, quali sono i primi punti da attaccare, dove ci sono stati prodotti maggiori danni, perché questo non era chiaro, almeno fino a un lungo periodo di tempo. Quindi anche l'amministrazione ha dovuto rincorrere pareri, tecnici, eccetera. Poi si è arrivati, credo, posso mettere una data vicino fine 2008-2010, che sono due date nelle quali si è iniziato a rendere anche un po' una priorità dell'emergenza e soprattutto di sapere ma i danni che sono stati prodotti, come bisogna affrontarli, soprattutto sui cittadini e la salute, perché è chiaro che noi abbiamo un fronte prioritario che è quello a cui devi rispondere immediatamente, che è la salute dei cittadini, perché è quello che devi aggredire immediatamente, perché chi chiaramente inquina uccide di fatto il presente, no? E poi ruba il futuro, sono due elementi strettamente collegati. Allora se tu fai questo devi intervenire immediatamente su quelle che sono le emergenze immediate, che sono la tutela della salute dei cittadini. E che cosa è avvenuto successivamente? Che si è iniziato a lavorare e a dire bene, andiamo a guardare quali sono le reali emergenze e andiamo sulle emergenze. In questo voglio dire, per dire quello che si deve fare, non tanto quello che è stato fatto, ma soprattutto quello che si deve fare. E se non guardiamo tutti questi passaggi noi non riusciremo mai a dare una risposta definitiva al problema. Definitiva è che intendo di dire capiamo cosa è successo e come dobbiamo intervenire. Poi certo non sarà